Buongiorno, buon lunedì mattina. Allora, io mi sono alzata, sono le ore 8:06. Ho appena dato la pappa a Zoe che non sta mangiando, fa la monella e le ho appena dato anche la pastiglia. Adesso mi sono alzata presto stamattina perché devo assolutamente fare un lavoro per la scuola che dovevo già consegnare l'altra settimana, ma non sono riuscita a farlo. Quindi devo assolutamente farlo stamattina, così vediamo domani. Tanto devo uscire che vado dal dentista e porto tutto, quindi mi devo mettere un attimo al lavoro. Infatti stanno ancora praticamente dormendo tutti qui nella zona perché hanno ancora tutti le persiane giù. Chi va bene, è andato ovviamente a lavorare, ma chi so che a casa vedo che hanno ancora tutto chiuso, io sono l'unica già in piedi a chiacchierare con voi. Allora, ieri sera siamo andati a mangiare la pizza in questo posto che a me piace tantissimo. L'unica cosa è che sono arrivata a casa e continuavo una sete pazzesca, e quindi mi sono messa a letto, ma mi sono alzata una decina di volte a bere e non so, si vede che era la pizza di ieri sera, non lo so, so solo che avevo una sete pazzesca. E ieri sera vi ho pubblicato il video, ma YouTube, tempo qualche secondo, me l'ha segnalato perché diceva che c'era questa musica, che peraltro mi viene fuori anche il nome della musica, ma valla a trovare. Mi sta segnalando per copyright, perché appunto si sente questa musica. Allora adesso mi sono messa lì ieri sera, ho cercato un attimo di capire e ho cercato di captare i suoni. L'unico suono che si sentiva era quello in macchina, probabilmente c'era la radio leggermente accesa al volume non a zero, che io magari neanche ci ho fatto caso perché era proprio, l'ho abbassata, probabilmente non l'ho abbassata tutta e ha percepito questo piccolo suono, quindi ho dovuto toglierlo immediatamente e cercare questa musica. Penso di averla trovata perché è proprio all'inizio di quando sono in macchina, quindi ho staccato quel pezzo, ho cancellato quel pezzettino e dovrebbe adesso darmelo, credo, adesso dovrebbe darmelo. Ho visto che me l'ha inviato, quindi cioè me l'ha caricato, ma sta facendo ancora gli aggiornamenti. Tutta la notte che è in lavorazione non riesco a capire come mai ultimamente ci mette tantissimo a caricare video. Non capisco se a YouTube, che ha un altro tipo di controllo, ci mette di più o non lo so. Vabbè, comunque ieri sera poi vi ho pubblicato il tutorial della lanterna fai da te, quindi se non l'avete visto andate a vedere, e così ho detto almeno compenso, lascio comunque qualcosa. L'ho pubblicato che era tardi perché sono arrivata a casa che era quasi mezzanotte, quindi con questo sistemo la tazzina perché ho appena e faccio il letto. Allora, mi sono spostata qua in giardino perché sto per fare un lavoro che non ho voglia di fare, ma faccio, perché lo doveva fare Mauro, ma sto weekend non è riuscito perché tra che ha tagliato il prato, ha sistemato due cose, ha dato dei prodotti, non è riuscito a farlo e allora lo farò io, così ci dividiamo i compiti. Volevo tagliare la siepe, quella che abbiamo a lato casetta, perché è tutta, non è pari. Ci sono delle piantine un pochino più piccole, delle piantine un pochino più alte, allora mi piace avere tutto ordinato, sapete? Allora volevo pareggiarla e farla tutta uguale e tagliarla, così almeno questa è fatta. E poi dovremmo tagliare anche il cespuglio che abbiamo dalla parte dove entriamo con le auto, perché è altissimo, altissimo. Adesso vi faccio vedere. Guardate. Allora, vicino, così vi rendete meglio. Guardate, è alta praticamente come la,
la recinzione è altissimo e dobbiamo assolutamente tagliarlo. Lì dove ci sono le macchine è giusto pareggiarlo, lì dove ci sono i cespugli verdi a lato del marciapiede dobbiamo solo pareggiarli, però il resto dobbiamo tagliarlo perché è veramente troppo troppo alto. E anche la siepe qui è già praticamente cresciuta, guardate, e quindi bisognerà anche qui pareggiarla, però lo faremo a settembre perché adesso fa troppo caldo e qua ce ne vuole di lavoro, quindi lo farà poi Mauro a settembre. Allora, guardate, ho tagliato la siepe, guardate, ora è sicuramente meglio rispetto a prima. Il banano ha puntato un altro piccolo bananino, adesso ve lo faccio vedere. Sta veramente crescendo a dismisura. Tra l'altro sentite il rumore perché dentro c'è Ale che sta finendo la torta che deve portare stasera a casa della sua collega. È venuta qui, così Pietro sta qua con me e giochiamo mentre lei prepara la torta. Adesso comunque vi faccio vedere il piccolo bananino. Allora, questo è quello che aveva già puntato, che vi avevo fatto vedere che sta crescendo tantissimo, e l'altro me ne sono accorta per caso mentre tagliavo il praticello qui intorno. Adesso lo devo cercare perché è difficile da vedere, l'ho visto per caso, ah eccolo, guardate qua, me ne sono accorta per caso, infatti ho tagliato un pezzettino perché pensavo fosse un ciuffo d'erba, in realtà è un piccolo bananino che sta crescendo, me ne accorgo perché ha questo pezzettino qua sotto e quindi ho capito che era un piccolo bananino. Ho tagliato la siepe e non vi dico la fatica, non vi dico la fatica, sono cotta. Allora, momento pranzo, ho deciso di prepararmi due pomodorini con l'uovo, farò le uova col bimbi, così ne tengo due stasera per Mauro e una la mangerò io a pranzo, anche se no, mi sa che per Mauro gliele tengo per domani perché stasera dobbiamo mangiare assolutamente il pesce, quindi intanto io le preparo e me ne mangio uno io perché ho voglia di uovo oggi. Ormai verso sera sto aspettando Mauro che è andato a giocare a calcio, però stasera gioca presto, quindi riesce a essere a casa presto, e ho già tirato fuori la cena, aspetterò lui per cenare perché tanto, ripeto, non verrà tardi, e non ho poi più girato oggi perché ero una larva sul divano perché fa un caldo tremendo fuori, ci saranno 40 gradi. L'idea che domani devo uscire alle 4 e mezza per andare dal dentista, l'ultimo appuntamento del dentista, mi sento svenire, perché se fa caldo come oggi, e sicuramente farà caldo come oggi, non so come farò, non so come farò. Tra l'altro, parlando di dentista, stavo ridendo perché Ale stava guardando il mio video e si è accorta di una scena che probabilmente non ci ho fatto caso. Questo fa capire quanto io badi ai piccoli particolari. Mi ha registrato una scena che si vede nel video dove io mi guardo i denti perché mi sembrava di avere qualcosa di nero nel dente, in realtà era probabilmente la fotocamera, c'era probabilmente una macchietta nella fotocamera, e quindi io mi sono guardata proprio i denti così e non ho cancellato il pezzo. Allora mi ha mandato il video registrato dicendomi: ma mi sa che tu non ti sei accorta di questa scena. Gli ho detto: ovviamente, come sempre, no. Questo fa capire Federica Home Sweet Home com'è, che non guarda questi piccoli particolari, ma mi sono messa a ridere perché ho detto: che figura, comunque vabbè, succede. E tra l'altro poi stasera mi sono fermata un attimino perché Zoe ha avuto di nuovo le crisi che ogni tanto le vengono, la veterinaria mi ha detto che è la trachea, questo problema di trachea che succede spesso nei cani, praticamente ha queste specie di tosse,
e che però vedo proprio che soffre in quel momento lì. Lì è venuto 4-5 volte stasera. Tra l'altro c'era anche Pietro la prima volta, la seconda volta che gli è venuto e si è spaventato perché lui non l'aveva mai vista. Così è proprio, ha cambiato colore in faccia, è diventato un pezzo di ghiaccio, mi ha guardato, mi ha detto zia, sta bene, Zoe. È la prima volta che l'ho visto proprio terrorizzato nel vederla non stare bene. E allora l'ho tranquillizzato, ho detto stai tranquillo, succede un po' come quando noi viene la tosse, quindi lei tossisce, però fa fatica, però devo dire che anche io stasera, aiuto, mi è cascato il piede, devo dire che anche io stasera sono rimasta un po' così perché mi sono spaventata tantissimo perché le è successo 3-4 volte di fila. Tra l'altro le è successo anche adesso, 5 minuti fa, e spero basta, perché poverina, dopo che ha queste crisi, non dico che trema, ma sì, ha qualche tremore così, gli occhi molto dilatati, però poi si tranquillizza. La veterinaria mi aveva detto che succede perché fa questo sforzo incredibile e quindi è senza forze. Però sono anni che le succede, sono anni, le capita sempre più o meno in questo periodo, dalla primavera in poi. Infatti io ero convinta fosse una specie di allergia, perché le succede solo in questa stagione. Però lei mi ha detto che è la trachea e comunque adesso tanto devo andare, dobbiamo fare il controllo, domani mattina telefono perché non mi ricordo se avevo già fissato la giornata o dovevamo ancora fissarla, non mi ricordo, ma dovrebbe essere a giorno il controllo, quindi domani mattina la chiamerò e abbiamo già fissato anche la puntura, quella per il vaccino che fa tutti gli anni. Però adesso poi comunque glielo ridirò cosa devo fare quando succede così, perché mi fa molta 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 pena. Molta pena, mi dispiace, mi piange veramente il cuore quando succede, però è così. Si è staccata la fotocamera, nel frattempo mi ha telefonato Mauro dicendomi che sta arrivando, quindi inizio a preparare il tavolo e stavo dicendo, mi spavento tantissimo ogni volta che succede questa cosa, cioè ogni volta che succede mi viene un colpo al cuore, mi rimango così, cioè impalata, non so cosa fare, non so come aiutarla, non so cosa fare per aiutarla, però boh, speriamo che non succeda più. Comunque, allora io voglio approfittare per ringraziare con tantissimo calore, un calore che spero vi arrivi, con tanto, tanto, tanto calore, le nuove iscritte. Vi do il benvenuto all'interno del nostro canale. Tra l'altro, molte di voi mi hanno contattata anche su Instagram in questi giorni, sono felice che molte siano ritornate. E questo mi ha fatto molto piacere perché a volte magari fa bene anche uno stop o magari per qualsiasi motivo uno decide magari di staccare e tutto, però sono contenta che il cuore vi ha riportato qua e veramente vi ringrazio con tanto calore. E boh, basta, adesso io vi saluto, grazie per essere stati insieme a me anche oggi con un vlog. Così perché poi si è interrotto per la cosa di Zoe, non avevo voglia di girare, mi sono veramente spaventata e quindi tra il caldo e Zoe mi sono presa un po' di tempo per me e basta. Io vi saluto, grazie per essere stati insieme a me anche oggi, ci vediamo poi con un nuovo video, ciao!